Questa sera per incontri degli scrittori al parco, secondo appuntamento, abbiamo una persona davvero importante in questo senso, che è una persona che non nasconde le imperfezioni della vita che tutti quanti noi abbiamo, perché qui, come giustamente lei ha detto in un'intervista, lui è Luca Trapanese, che è l'autore del libro Le nostre imperfezioni. E lui ha detto in un suo intervento, ricordo bene, che chi è perfetto scagli la prima pietra, rifacendosi anche a una frase detta dal nostro Signore quando ci fu quella cosa della donna che doveva essere lapidata. Allora, Luca Trapanese, benvenuto a Termoli, perché questa sera parleremo di un argomento davvero molto molto interessante. Lei ha adottato da quanti anni ormai sono? Che... Sono 5 anni che ho Alba, sono il papà di Alba, aveva 30 giorni. Papà di Alba è una bambina stupenda, simpaticissima a vedere dalle foto, perché lei ha anche un seguito follower sui social davvero importanti. Ecco, allora, le imperfezioni della nostra vita sono quelle che invece, secondo lei, sono quelle che ci fanno diventare unici in questo senso? Ma io sono partito da questo, innanzitutto dai messaggi sbagliati che oggi arrivano ai nostri giovani, che sono giovani incontentabili perché hanno messaggi di perfezione, perfetti nel fisico, perfetti nella famiglia, perfetti nella casa, nel lavoro. E quindi sono tutti insoddisfatti e nessuno dice ai nostri giovani che invece di essere i primi e i migliori devono essere se stessi felici, e da là dobbiamo partire dalle nostre imperfezioni. Chi si può arrogare il diritto di stabilire che cosa è normale, che cosa è la normalità? In realtà siamo tutti imperfetti, siamo tutti difettati, però è grazie a questi difetti che siamo unici e dovremmo iniziare ad esaltare i nostri difetti, perché sono quelli che caratterizzano anche il nostro modo di essere. Perfetto. Sicuramente è così, perché è vera la verità, perché in un mondo di perfetti non potrebbe essere un mondo normale, insomma. Esatto. Indubbiamente. Senta, lei ha dovuto fare una peripezia non indifferente per cercare l'adozione anche da single, da padre single, della stupenda Alba, perché c'è stato un rifiuto generale di persone etere che non l'hanno mai voluta prendere in considerazione questa idea, invece lei si è battuto con grande caparbietà e alla fine è stato premiato, perché adesso lei è felicemente papà di questa bimba. Io mi sono battuto non tanto per prendere Alba in adozione, perché Alba nessuno la voleva, quindi quando mi hanno chiamato ormai ero l'ultima possibilità, ma mi sono battuto per essere io, avere io l'idoneità di poter prendere in affido un bambino disabile, e poi successivamente con Alba ho avuto la fortuna di poter adottarla. Oggi, dicevo, la cosa principalmente che noi vediamo sotto gli occhi di tutti è che si insegna soprattutto a odiare, non ad amare. Invece si sa che l'amore è quello che lenisce tutti i dolori e sicuramente è la cosa migliore che uno possa fare. Invece purtroppo lo vediamo anche per quello che ci circonda. Non possiamo aprire il telegiornale che si parla solo di odio, di violenza e l'amore potrebbe... Io credo che questo sia un problema serio della comunicazione. Educare i nostri figli all'odio e non all'amore, mentre l'amore è quello che ci fa stare bene, che ci rende felici, ci realizza. L'amore è a 360 gradi, senza nessun limite né di persona né di sentimenti. E questo è quello che oggi manca, proprio la volontà di dire a ognuno di noi siamo liberi e l'importante è essere noi stessi nonostante tutto. Lei, tra altre cose, tra le tante cose che fa, cioè, sta facendo anche un lavoro davvero incredibile e bellissimo, quello di poter rimettere in società con i lavori e quant'altro, con la sua comunità nella provincia di Caserta, se non vado Sì, Caianello. Ecco, appunto, questa è una cosa bellissima che va fatta, perché comunque abbiamo visto anche i risultati che i ragazzi che soffrono, che hanno questa sindrome di Down, sono ragazzi che possono lavorare benissimo in qualsiasi ceto sociale, in qualsiasi situazione. E però una cosa mi ha colpito, lei tutte queste cose ama anche dipingere ad acquerello. Ecco, se dovesse dipingere la sua vita ad acquerello in questo momento, quello che lei ha fatto fino adesso, con anche questa situazione di Alba e quant'altro, come la dipingerebbe? Con un paesaggio solare bellissimo? Assolutamente con un paesaggio solare bellissimo, con un panorama dove c'è il sole e il mare. Perché i panorami di mare sono quelli dove non ci sono limiti, non ci sono confini, ed è questa la vita. Inizia un percorso e non sappiamo mai dove ci porta. Senti, un'ultima cosa.
La figura, lei è il papà single, la figura diciamo anche femminile di una mamma per una bambina è fondamentale in certe, nelle famiglie diciamo cosiddette eternormali, non quelle che hanno idee strane. Ecco, come lei è riuscito a sopperire? Perché sicuramente ci è riuscito. Guardi, io non ho sopperito, io ho fatto il mio dovere, cioè quello di essere genitore convinto, consapevole, con una grande voglia di essere padre, una grande vocazione. Io credo che la paternità e la maternità siano una vocazione e ho dato amore senza limite. Io sono convinto che i figli, quando sono desiderati e c'è amore, se ne siamo in due, se ne siamo in uno, se ne siamo in tre, va bene. È chiaro che poi è possibile che ci sia una mancanza, perché manca una figura genitoriale, però diciamo che la vita ti potrà dare la possibilità poi di avere altre figure che possono andare a sostituire quella che manca, ma che non è detto che sia una figura materna, ma può essere altro. Indubbiamente è così, sono d'accordo anch'io con questa sua definizione. Bene, allora, questo libro, le nostre imperfezioni, sta andando anche bene, perché devo dire che forse leggendolo qualcuno si rende conto che davvero qui nessuno si può considerare, come dicevamo prima, perfetto, quindi devo dire che ha avuto un riscontro notevole questa situazione. Sì, il libro sta andando bene perché secondo me tratta dei temi che tutti vogliamo iniziare ad ascoltare, cioè l'imperfezione del corpo, la malattia, la vita che non è mai perfetta, ti organizzi la tua vita secondo dei programmi e poi arriva qualcosa che ti sconvolge la vita. E l'amore, la disabilità, sono tutti temi che noi in questo momento abbiamo bisogno di ascoltare e che forse molte persone si rivedono in quella storia o per qualcosa o per altro. Quanto è stata grave la pandemia per quello che aveva intenzione di fare lei, che sta facendo in questo momento anche a livello sociale? Paradossalmente la pandemia ha accelerato quello che stavo facendo io, perché io ho creato un borgo sociale dove vivono ragazzi disabili adulti in forma di housing. Quindi molti genitori hanno preso il coraggio togliendo i figli dalla città e portandoli in questo borgo, dove sono stati sicuramente più protetti e hanno avuto la possibilità di essere più per strada e vivere di più la comunità. Quindi paradossalmente in questo caso la pandemia ha accelerato un progetto. Luca, per chiudere, qual è secondo lei la più grande imperfezione che l'uomo si porta dietro? La voglia di essere perfetto. Perfetto. La ringrazio, grazie. Buon lavoro e attendiamo con ansia anche altri suoi lavori e notizie, arriveranno. Notizie bellissime come quelle che sta portando avanti lei con il suo centro di Caianello. Quindi complimenti, davvero questa è una serata bellissima con lei, perché sicuramente avremo tante cose da ascoltare e da farci capire bene, da farci grazie. Anche riflettere. Grazie a tutti. Grazie.